Compagni di scuola, benvenuti a questa nuova puntata della Scuola TV con un ospite d'eccezione. Forse lo avete già spoilerato perché avete letto il titolo, avete letto la copertina. Però sai che stavolta si vede non si vede. Però magari hanno cliccato, hanno visto il titolo, forse già lo sanno. Però per chi non lo sapesse, abbiamo veramente un personaggio eccezionale. Un millennial che ha unito la generazione Z con la generazione dei boomer, facendo vedere che non sono generazioni così distanti. Quindi ecco, scopriremo come e in che modo l'ha fatto, ma parleremo di tantissime altre cose con Pierluigi Diaco, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e a tutti i ragazzi e ragazze e i genitori collegati con scuola.net. Ciao Pierluigi, è un piacere averti qui con noi. Io ricordo a tutti coloro che ci stanno seguendo che possono seguirci anche su tutti gli altri canali social che adesso appariranno qui. In sovraimpressione, era finito il budget per la sovraimpressione, esatto. Quindi ci è voluto un po' di tempo. Abbiamo Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e infine Twitch. Seguiteci anche perché, ragazzi, questo è il periodo della maturità, quindi io dormo qui pur di fare tutti i tutorial possibili. Noemi, i genitori ci hanno chiamato e ci hanno chiesto se l'avessimo sequestrata. Purtroppo sì, sta facendo tutorial su tutorial sulla maturità, ma non parliamo di noi, abbiamo appunto Pierluigi perché vogliamo parlare di lui, ecco, ci siamo documentati, chiaramente ti conosciamo, cioè, veramente servirebbe una pagina di Wikipedia per descrivere tutte le cose che hai fatto, perché sei giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, hai una carriera lunghissima alle spalle, hai realizzato dei programmi di grande successo e l'ultimo poi ti ha avvicinato al pubblico della generazione Z, insomma Bellamà è stato amato dagli adulti, ma è stato amato anche dai ragazzi, quindi a noi ci piace. Non si può dire così, ma siamo in diretta e quindi, come dire, anche gli errori non si possono correggere, quindi non possiamo fare dei cut, noi vogliamo tornare indietro e metterti in un ruolo che tu non sei abituato a fare, perché di solito le domande le fai te, no? Ecco, oggi invece le domande le facciamo noi. Sono curiosissimo. E saranno domande scomode. Sono molto curioso. Allora, pronto a tutto. Questo è il primo blocco. L'ha detto che è pronto a tutto. Pronto, eh? Sì. Quindi però se vuoi saltare una domanda, se vuoi skippare una domanda, c'è il pulsante. Ecco, quindi se una domanda non ti piace, puoi skipparla. Esatto. Allora, in questo primo blocco si chiama Conosciamoci, quindi ti porremo delle domande per conoscerti meglio. Che studente sei stato? Che studente sono stato? Sono stato uno studente che ha amato sicuramente la dimensione, diciamo, comunitaria della scuola, il suo aspetto corale e anche, diciamo, quella dimensione romantica che i rapporti tra ragazzi, sì, quella dimensione romantica che si instaura ovviamente quando pensi di avere tutta la vita davanti, quando sai di poter sbagliare. E quando hai fame di conoscere, con ovviamente anche quella dose di conflitto che è naturale con l'autorità e quindi anche ovviamente con il corpo docenti, anche se ho avuto la fortuna di avere dei professori, soprattutto una professoressa, alle medie questo, che si era incuriosita, diciamo, del mio mondo interiore. E quindi mi sentivo capito ed è stato un privilegio. Non è una cosa scontata. Sì, anche perché appunto i prof spesso fanno fatica a entrare in relazione con gli studenti, magari sono bravissimi a spiegare, non tutti, però ecco, poco ad entrare in relazione. Hai parlato appunto di questa dimensione comunitaria, romantica, eccetera. Allora, ecco, una delle attività che gli studenti, insomma, con la quale gli studenti fanno vedere, ecco, di cooperare è quella del copiare, quindi far copiare oppure lasciar copiare. Ecco, tu che tipo di studente eri da questo punto di vista? Ho fatto entrambi, non mi sono mai posto il problema. Cioè, penso che poi, ovviamente, se diventa, diciamo, lo strumento attraverso il quale tu apprendi e lo strumento attraverso il quale tu tenti di, come dire, crescere culturalmente, è evidente che non ti porta da nessuna parte, ma in casi, come dire, rari, se non eccezionali, in casi di come dire, complicità con un compagno piuttosto che con una compagna, la trovo una cosa francamente. Senti, ma eri lecita, è bella condivisione. Lecita e divertente. Senti, eri più tipo da bigliettino, da annotazione sul dizionario? Da bigliettino, sicuramente da bigliettino
E poi ovviamente, insomma, io ho 46 anni, quindi c'era le mani, le mani, il braccio, qualsiasi altra cosa, insomma, e poi il famoso bagno, insomma. Nascondevi i libri? Sì, le biblioteche. Sì, dove nascondevo di tutto, diciamo. Ci sta. Invece, avevi una materia preferita? E quella sì. Più odiata, invece? Ah, italiano, sicuramente, le materie umaniste. Non ho mai avuto un grande rapporto, diciamo, con la matematica piuttosto che con la fisica, ma ho sempre lavorato d'intuito e avendo anche una memoria fotografica, sì. Questo mi ha sicuramente aiutato, ha prevalso, diciamo, nello studio la passione per la letteratura e per il lavoro che avrei voluto fare poi. E quindi è chiaro che questo è stato più facile perché le materie umaniste ovviamente erano più affini a me. Sul resto mi sono impegnato, ma proprio per raggiungere la sufficienza, e a volte non l'ho raggiunta, ovviamente. Infatti la prossima domanda sarebbe stata proprio questa, ecco, se ti è mai capitato di finire un anno con un'insufficienza? Assolutamente sì, sono stato bocciato in quarto ginnasio, nel primo quarto ginnasio, perché non andavo mai, e cosa facevo? Volevo fare chitarrista. Wow. Uno dei miei migliori amici, che è uno dei più grandi chitarristi italiani, che è Alex Britti, la mattina spesso faceva le prove, perché si esibiva in un locale che si chiamava Big Mama a Roma, a Trastevere, e quindi mi capitava spesso di passare del tempo con lui e ovviamente già facevo la radio, in una radio che si chiamava Italia Radio, e quindi pensavo più alla scaletta musicale che a studiare. Quell'anno lo persi, ma mia mamma mi diede una grande lezione, mi iscrisse nuovamente in quella scuola, chiaramente facendo un bagno di umiltà e umiliandomi, è stato bello però, perché l'anno successivo, cioè il secondo quarto ginnasio, ho conosciuto quelli che poi sarebbero diventati i miei amici della vita, che sono tuttora i miei amici. E quindi diciamo, il rigore con cui mia mamma mi ha imposto di tornare in quell'istituto e mi ha imposto per 2 o 3 anni di essere, diciamo, più incline alle regole, mi hanno permesso di conoscere le persone più importanti della mia vita. Cioè, quindi non tutto il male viene per nuocere. Ecco, che alle volte, ecco, quando c'è una bocciatura, diciamo, mannaggia, mi hanno bocciato, invece può nascondere delle sorprese belle come questa. È stato sicuramente aver deluso mia mamma ha contribuito sicuramente a farmi mettere un po' la testa a posto. Però è chiaro che, come penso tutti i ragazzi che sono in questo momento all'ascolto, c'è un desiderio di libertà che nasce, cioè che ha un senso se tu sai quello che vuoi fare. Se hai già un obiettivo, se hai già una passione. Nel mio caso io volevo fare questo mestiere di giornalista, volevo raccontare, facevo già la radio, quindi è evidente che avevo, come dire, le fregole, cioè avevo la voglia di iniziare subito. Come dicevamo poc'anzi, parliamo, è il periodo della maturità. Tu che voto hai preso, se ti va di condividerlo con credo noi, il e minimo, che ricordi hai? Minimo, credo, o 36 o 38, francamente non lo ricordo. Con una grande comprensione da parte dei miei professori, perché io già l'ultimo anno andavo pochissimo a scuola, già lavoravo, ero già dentro il mondo del lavoro e facevo la radio, ma non solo. E che ricordi ho? Innanzitutto ho il ricordo dei miei migliori amici e quindi ho il ricordo della gioia, della liberazione rispetto ovviamente a una... ho un ricordo agrodolce, perché i miei amici avrebbero continuato a studiare con l'università e io ero già proiettato nel mondo del lavoro, tant'è che non mi sono iscritto, anzi mi sono iscritto all'università, ma non sono mai andato all'università perché Capisco. Lavoravo e perché la mia dimensione esperienziale e professionale è nata con il lavoro. Ovviamente non avendo, diciamo, un corrispettivo economico che potesse permettermi di avere una qualità della vita, però ovviamente quel tipo di lavoro ti permette di guadagnare di più e quindi, diciamo, in pochissimo tempo sono riuscito ad andare a vivere da solo e quindi se da una parte
diciamo, la mia casa, vivendo da solo, era il territorio in cui tutti i miei amici che andavano all'università, che ancora erano con i genitori, venivano e si passavano le serate. Dall'altra mi mancava moltissimo, mi è mancato ovviamente, ho perso degli anni, sono cresciuto in fretta, quindi però poi chiaramente la solidità che questa esperienza mi ha dato mi ha permesso di essere, diciamo, come dire, più rigoroso nel lavoro e di essere ovviamente di avere più esperienza rispetto agli altri. Iniziare prima del resto è utile proprio per infatti questo. Infatti io questo lo darei anche come consiglio di orientamento, visto che stiamo parlando, ecco, di maturità. Molto spesso uno dice ok, prima devo finire di studiare, poi posso iniziare a proiettarmi nel mondo del lavoro. Però per come è fatto il sistema italiano, magari arrivi molto tardi al mondo del lavoro se aspetti di fare tutti i passaggi. Quindi alle volte è opportuno, chiaramente c'è grande sacrificio e grande fatica nel farlo, bruciare le tappe, cioè quindi magari associare ad un'esperienza formativa un'esperienza lavorativa, come hai fatto tu durante le scuole superiori e come hai fatto anche dopo, perché appunto magari ti sei iscritto all'università, hai cercato di frequentare, però nel contempo lavoravi. Questa è una cosa che mi sento di consigliare a tutti quelli che sentono di farlo, anche se magari per alcuni genitori può essere difficile accettarlo. Non so tua madre come lo accetteranno dopo. L'ha presa. Mia madre ovviamente, come la gran parte dei genitori che magari in questo momento sono collegati, mani e capelli, avrebbe voluto, diciamo, un percorso, diciamo, formativo e scolastico sicuramente diverso da quello che io ho fatto. Però avevo la chiamata, diciamo, il fuoco dentro, avevo la passione, la vocazione. Il giornalista è una vocazione. E chiaramente non occupavo il tempo facendo niente, occupavo il tempo rincorrendo le mie passioni e anche con una disciplina, adesso rileggendo quegli anni, abbastanza, come dire, surreale per un ragazzo, cioè, di quell'età. Tipo sveglia alle 5, no? Com'è? Beh, insomma, leggevo io già a scuola quando avevo 11 anni, quindi alle medie, gran parte del denaro che mi veniva dato in famiglia veniva speso tutti i giorni per comprare almeno 5 giornali. Cioè, quindi a 11 anni facevi la rassegna stampa? Sì. Bellissimo. Sì, sì, diciamo che le prime 2 ore a scuola io le occupavo così, con alcuni professori che chiudevano un occhio perché erano stupiti dalla follia di questo che all'ultimo banco leggeva Repubblica, il Corriere della Sera e altri quotidiani, e altri invece ovviamente infastiditi dal fatto che non seguivo le lezioni. Certo, dipende un po' chi hai di fronte. Comunque c'è tanto da imparare. Massimo mi fermava alla Gazzetta e allo Sport nascosta dentro il libro durante l'ora di inglese. Questo... Sempre comunque un leggere. Dai, però insomma, come dire, molto meno nobile. Beh, al nostro tempo al massimo avevi Snake, avevi il Nokia 3310 e potevi fare una cosa curiosa su un tema. E feci un tema su Rigoberta Menchú, che fu un premio Nobel per la pace in quegli anni, e ovviamente erano informazioni che io acquisivo dalla lettura dei giornali, quindi non essendo sorretto da una reale preparazione, diventava anche molto difficile spiegare ai miei compagni per quale motivo io mi occupassi nei temi di cose che non erano, diciamo, stato oggetto di una spiegazione da parte della professoressa o del professore. Ma questo perché ero curioso e la mia curiosità andava altrove rispetto ai testi scolastici. Io ho letto tantissimo, ma la mia formazione culturale deriva da tutto quello che sono riuscito a fare da solo e non da quello che la scuola mi ha suggerito. E anche se dal punto di vista umano, invece la scuola mi ha regalato delle cose molto belle, non solo dal punto di vista del rapporto con i miei compagni, con i miei coetanei, ma anche nel rapporto con i più grandi. Poi io, non avendo avuto il papà, comunque è morto quando avevo 5 anni, cercavo, soprattutto nei professori, un punto di riferimento. Ero alla ricerca di quella dimensione che in famiglia mancava, quindi l'appiccicavo addosso ad ogni professore. Magari chiaramente rimanendone perfino deluso, anche perché magari, certo, il professore non sapeva quale fosse la mia storia, e diciamo quella dicotomia, quella contraddizione, quel conflitto mi ha portato a essere sempre alla ricerca, sempre affamato di emozioni e di novità. Ma io innanzitutto vorrei ringraziarti perché
stai anche aprendo, diciamo, il tuo cuore, insomma, ci stai condividendo anche delle, degli aspetti estremamente personali della tua vita, e questo è molto bello, perché magari appunto noi siamo abituati a vedere persone che raggiungono degli obiettivi, ma non sappiamo magari che fatica c'è stata dietro, che la anche storia. Difficoltà, qual è stata la storia, quindi questo è molto bello e ti ringrazio, perché immagino che non sia semplice, anche perché magari, ecco, in tanti piccoli fallimenti, in tante piccole difficoltà che magari uno può ascoltare sentendo questa storia, magari ci si può ritrovare e può trovare, diciamo, una motivazione per riprendere il cammino. Peraltro, ecco, mi fa piacere quello che hai detto, perché della scuola spesso ci si ricorda soprattutto dei voti, ecco, si fa molto, anche i professori sono molto attenti al voto, alla verifica, all'interrogazione, senza considerare che forse l'aspetto più importante, soprattutto oggi che ci sono tante agenzie educative, cioè oggi basta andare online e si trovano veramente tante fonti, forse l'esperienza più importante della scuola è quella umana. È il clima. Guarda, questo vale nel nostro mestiere, vale in questa trasmissione che stiamo facendo qui in questo momento, vale nelle trasmissioni che mi capita di condurre da tanti anni, vale in una famiglia, vale nel mondo della scuola. È il clima che fa la differenza. E per clima intendo dire quella moltiplicazione di emozioni anche contraddittorie tra loro, che ti danno la possibilità di vivere un percorso di studi come se fosse un'avventura umana e non come se fosse, diciamo, esclusivamente un territorio dove misurare la propria preparazione culturale. E io penso che le persone che hanno, può capitare, no, nei soliloqui notturni, nei sogni, di ricorrere agli anni della gioventù, quindi agli anni della scuola, al di là del solito sogno incubo dell'esame di maturità, c'è o anche del computer di matematica. O del computer di matematica, c'è sicuramente, penso, per chi ha vissuto un'esperienza, diciamo, corale, collettiva, di gruppo, la nostalgia delle emozioni del mattino, delle emozioni di entrare a scuola e vedere il compagno, la compagna con cui magari riuscivi a confidarti con più facilità rispetto alla confidenza che puoi maturare adesso a 46 anni con un amico, no? Con una persona che conosci, le prime colazioni insieme. Le prime volte in cui saltavi la scuola. Le prime volte in cui saltavi la scuola, ma in cui non saltavi. Io per esempio ricordo che una delle prime volte che ho saltato la scuola con mio amico Martino siamo andati in un museo. Cioè, quello che intendo dire è che laddove un ragazzo o una ragazza si sottrae al suo compito, se questa sottrazione lo porta a incuriosirsi d'altro e a occupare il tempo con una passione, ha un senso. È lì la vittoria. Sì, se invece sottrarsi dalla didattica significa pura evasione e tempo perso, non serve a niente. No, sicuramente è importante, perché ci permette di dare altre letture, perché molto spesso i ragazzi si schiacciano magari sulla scuola, sui voti. Recentemente ho incontrato un ragazzo che mi ha detto io sono un 77, e l'ho guardato e ho detto no, tu non sei te lo porti molto bene se tu fossi del 77. Dice no, ma non sono del 77, sei molto giovane. E dice no, mi hanno dato 77. E questo ragazzo sta facendo ingegneria. Allora ho detto, tu devi smettere di dire questa cosa, perché quello è un voto che ti hanno dato, ma non ti rappresenta assolutamente. E magari invece tutte le esperienze informali che avevano fatto poi l'hanno portato ad una carriera di successo da ingegnere. Quindi, ecco, sono davvero contento dei messaggi che stiamo dando. Cioè, quindi è chiaro che bisogna andare a scuola e provare a impegnarsi e dare tutto se stessi. Però se ci sono passioni, altre opportunità che la scuola non ti permette di seguire, ecco, vanno coltivate. Io ho tentato di portarle durante l'autogestione che abbiamo fatto, no? Io ero appassionato già di questo mestiere e vedevo un programma a casa come telespettatore, si chiamava Milano Italia, lo conduceva Gad Lerner. E allora io andavo in un istituto, un liceo classico a Roma, nella zona Parioli, che si chiama Mameli. E quindi ci siamo stati? Sì. Può essere in tour? Fare educazione all'affettività e alla sessualità? Mi sembra. Quindi durante l'autogestione feci un gruppo di studio con la rassegna stampa in cui volevo emulare questo programma di Gad Lerner, e per farlo affittai a mie spese un piccolo amplificatore Marshall e affittai un cellulare, uno dei primi cellulari dell'epoca. Perché? Perché volevo collegarmi in diretta con i giornalisti che firmavano gli articoli che leggevo. E ricordo che conobbi Enrico Mentana, che all'epoca stava per diventare il direttore del TG5,
e Sandro Cursi, che poi è stato il mio tutto all'inizio del mio percorso professionale, così, chiamando la segreteria di redazione attraverso questo telefono, spiegando loro che stavo facendo una rassegna stampa a scuola e che volevo la loro opinione, come se fossimo in un programma televisivo, invece eravamo in un'aula scolastica. La curiosità fu talmente tanta da parte degli interlocutori che molti di questi vennero a scuola a vedere per quale motivo sto ragazzino, che un po' mitomane anche, aveva in testa di fare un programma che non seguiva nessuno se non i componenti all'interno dell'aula scolastica. Quindi io ho usato la scuola per fare le prove di quello che poi sarebbe diventato il mio mestiere. Quindi siate curiosi, questo è un po' così il messaggio che possiamo veramente lanciare. Veramente bello, però appunto nella tua vita, nella tua carriera, tu hai intervistato tantissime persone, tantissimi ospiti. Ecco, ma c'è un'intervista che ti ha colpito più di altre? C'è qualcuno? Bah, guarda, le interviste alle persone comuni. Sicuramente un ciclo di interviste che mi ha emozionato parecchio, che ho fatto sia Uno Mattina nel 2010, sia nel programma che conducevo qualche anno fa su Rai 1, che si chiamava Io e Te, le interviste alle coppie alle coppie, persone tra i 70 e i 90 anni che mi hanno raccontato la loro vita insieme. Ecco, devo dire che rimango sempre molto stupito, sorpreso. Mi emoziona entrare nel mondo interiore di due persone che decidono all'inizio, poi si impegnano per passare la loro vita uno accanto all'altro, e mi ha fatto scoprire tante cose sull'amore, e nel senso che poi ho capito, dopo una serie di interviste con questi esseri umani anche molto speciali, che poi alla fine l'amore significa starsi a fianco, non davanti, e quindi è una grande lezione di civiltà, perché poi a cosa serve il giornalismo se non occuparsi di cosa accade, diciamo, dentro il mondo interiore degli altri. Cioè, la più grande risorsa che abbiamo sono gli altri. È vero, vanno. E poi c'è da dire una cosa, non sono tante le coppie che riescono ad arrivare magari a 40-50 anni di relazione, quindi, come dire, sono delle persone, cioè uno magari le persone importanti li misura in base al successo. Quello è un grande successo della vita, cioè riuscire a stare insieme per tutto il tempo. Non c'è dubbio alcuno, perché ti interroga anche rispetto al tema della sessualità, della fedeltà sessuale, ti interroga rispetto ai tempi che stiamo vivendo, ad esempio al senso dell'attesa, no? Io adesso mi domando quante delle persone che sono all'ascolto, genitori, figli, no, abbiano vissuto o stiano vivendo il tema dell'attesa. Cosa intendo per attesa? Nell'amore, nei sentimenti, quella generazione là che io ho raccontato, quelli che oggi hanno tra i 70 e i 90 anni, anche dai 60 in su, hanno vissuto nei rapporti interpersonali, nell'amore, nell'amicizia, l'attesa di una lettera, l'attesa di vedere una persona senza sapere se sarebbe venuta o meno ad un appuntamento perché non c'erano i cellulari. O se viva o morta, comunque, per chi andava in guerra. Quel senso dell'attesa rendeva le emozioni più vive e anche più compiute, più risolte. Oggi il valore dell'attesa è venuto meno. E chiaramente ci si lascia più in fretta e i rapporti finiscono più in fretta, perché l'offerta, dal punto di vista, diciamo, anche l'offerta, diciamo, erotica, è talmente ampia che rischia di mettere a dura prova ciò che il cuore costruisce, le parti intime distruggono oggi. Certo, la fedeltà è complessa, dato che viviamo comunque in una società liquida. Però ecco, vorrei dire una cosa. Noi abbiamo appunto intervistato oltre 30.000 adolescenti in questo libro che abbiamo scritto un paio d'anni fa con Federico Taddia. Certo. E quello che è venuto fuori è che la maggior parte degli esponenti della generazione Z sogna una famiglia, sogna da grandi una relazione stabile. Poi può essere una famiglia, accorto, diciamo, non necessariamente uomo-donna, può essere anche una famiglia omogenea. Va di là del genere sessuale. Esatto, cioè, quindi rispetto alla tradizione chiaramente è un cambiamento, però si vedono, ecco, con un partner stabile, con dei figli, ecco, quindi l'idea normale, insomma, dopo questa magari instabilità, questi nuclei che si rompono, si ricompongono, ecco, il desiderio di avere un qualcosa di stabile, anche perché quello che dico sempre, in un mondo, come dire, non ci sono liquido, più contratti a tempo, esatto, indeterminato, una cosa a tempo indeterminato, perché la vogliamo avere. Ciò che hanno respirato in casa e i conflitti che hanno visto i loro genitori, magari lasciarsi non con civiltà,
li portano a vivere quella cosa lì. Ma poi è ovvio che ci sarà un tuffo nella scala valoriale del passato, e sta già avvenendo, ma è inevitabile. Un ciclo. È inevitabile che questo accada, sta accadendo dal punto di vista culturale, politico, ma sta avvenendo anche dal punto di vista della scala valoriale, perché come dire, quella che io ho sempre definito la dittatura dell'era digitale. Per dittatura intendo dire, cioè, questo impianto culturale che passa attraverso il surrogato dell'online, è quanto di più disumano esista. È vero. Spogliamo pagina. Anzi, vai, cambiamo vai, che non possiamo fare perché siamo in una dittatura digitale, quindi siamo mi hanno tolto tablet. La scaletta cartacea. Bello, cambiamo pagina, vai, vai. Cambiamo pagina. Vai. Non solo sei anche un giornalista, ma nel 2015 sei stato anche un concorrente, hai partecipato a un noto reality show. Come mai hai fatto questa esperienza e soprattutto la rifaresti? Per studiare, e ti rispondo proprio la verità. E, mi ha sempre divertito stare da un'altra parte rispetto al pensiero dominante, e quindi l'idea di andare a scoprire e a studiare il dietro le quinte di un reality show mi ha molto divertito. E, non ho dato nessuna importanza, diciamo, alla dimensione del gioco, ho dato molta importanza al fatto di vedere cavi che passavano sotto l'acqua e che univano il fazzoletto di una piccola isola dispersa nel mare con la terraferma, i ponti, i dolli, gli elicotteri, la quantità di persone che lavoravano in produzione. E, diciamo, mi sono fatto concorrente per farmi talpa e studiare un genere televisivo. Io sono molto curioso e venendo dalla scuola di Maurizio Costanzo è evidente che sono incline a incuriosirmi anche di ciò che è distante da me. Diciamo che è stato un tuffo, volendo stare in tutti i sensi, sì, un tuffo nella TV popolare, nella TV commerciale. Ecco. La rifaresti questa esperienza? No. Ma perché ha studiato, poi ha capito come funziona e adesso si dedica ad altre cose, appunto, a proposito di curiosità, di cose magari vicine ma non troppo, eccetera. E comunque, insomma, dal tuo contributo è nato un programma come Bella Ma, che ritornerà a settembre. Ecco, come è nata questa idea, insomma, di avvicinarsi ai giovani utilizzando una generazione che è diametralmente opposta, che è quella dei boomer? Ma non ho mai pensato di avvicinarmi ai giovani. Io non credo nei programmi per i giovani, fatti dai giovani, sui giovani, non ci ho mai creduto, trovo che sia anche una cosa abbastanza noiosa, per non dire patetica. Cioè, nel senso, okay, quindi non ti chiederemmo il parere su altri programmi rivolti alla Gen Z. No, ma vi spiego cosa intendo dire. Cioè, io ho cominciato a fare questo lavoro, come avete detto, giovanissimo, quindi è chiaro che iconograficamente sono stato un giovane di mestiere per tutta la vita, no? E, avendone adesso 46... fortunatamente, diciamo, quella parentesi è venuta meno e quindi sono, diciamo, un uomo abbastanza maturo. Ho capito che poi alla fine ci si rivolge alle persone al di là dell'aspetto anagrafico, e penso che i ragazzi e le ragazze siano molto più profonde e profondi di quanto i media tradizionali li raccontino, e quindi io faccio dei programmi rivolgendomi a tutti, anche perché lavoro in una TV generalista che è Rai 2, e il confronto che ho voluto fare tra la generazione boomer e la generazione Z nasce dal fatto che nella vita mi è sempre piaciuto costruire ponti, e tant'è che dentro il programma non esiste il conflitto e non c'è una dinamica d'arena, c'è una dinamica di ascolto dell'altro, e faccio una televisione che per i miei detrattori è noiosa, è patetica, è quasi da catechista, è, come dire, manierista, è anche ha l'ambizione di essere elegante, di avere un vocabolario anche un po' retro, ma mi piace questo, mi piace l'idea di, per me la generazione Z è molto più all'antica di quanto si pensi. Sono, ecco, d'accordo con questo. E infatti, ecco, poi ti vogliamo dire, non è stata un'arena, però... Ci sono dei vincitori o dei vinti? Tra generazione Z e finisce boomer? No, ma non ci sono né vincitori né vinti, c'è il racconto di 8 mesi insieme, di ragazzi e di ragazze che per la prima volta si sono trovate
a gareggiare, ma dal punto di vista era una soluzione, diciamo, da sceneggiatura televisiva, ma in realtà a immergersi dentro la televisione, a frequentare uno studio televisivo quotidianamente, a metterci disciplina, a studiare, ad intervistare magari persone che non avrebbero mai intervistato. Per esempio ho fatto vari appuntamenti sul significato del senso dello Stato, no? E mi è piaciuta l'idea di farli confrontare con due ex presidenti della Camera, uno che ha un impianto di destra, uno di sinistra, cioè Fini e Bertinotti, ma ho parlato di Dio anche con loro in un seriale che si chiama Dove si trova Dio con Don Walter Inser, oppure non so, per parlare del senso dello Stato e delle regole ho invitato il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, che non era mai andato in TV, Teo Luzzi, oppure non so, mi sono trovato a volte spiazzato perché le storie che ascoltavo facevano il programma e quindi ciò che avevo in testa prima di andare in onda veniva tradito da un'affermazione, da un racconto anche molto intimo di un ragazzo o di un boomer. E sai, quello è impagabile. Quando... E le storie d'altronde. Sai, quando una cosa è vera e si avverte, le scalette vanno buttate. È vero. Qual è il momento invece più esilarante? Sì, infatti sto cancellando domande man mano che andiamo avanti, perché tante cose le abbiamo già toccate. Sto sostituendo il nostro autore, però ecco, per non ripetere. Sì. Però la prossima la possiamo fare. Sì, interessante. Perché... Il momento più esilarante che si è verificato durante il programma è anche quello più profondo. Ah, il momento più esilarante è molto privato, però a questo punto ve lo racconto. Come preferisci? C'è sempre il buzz. Sentivo che dovevo cambiare la sigla. Volevo una sigla più riconoscibile, ma soprattutto volevo che una delle ragazze, che poi è quella che ha vinto questa edizione, la ballasse, perché avevo scoperto che nella vita era iscritta a danza, aveva fatto per tanti anni danza e quindi era una ballerina. E quindi è successa una cosa curiosissima, nel senso che una domenica sera capisco che forse una delle canzoni storiche delle sigle firmate da Lorella Cuccarini potesse andar bene. E quindi metto sul computer Sugar Sugar. A quel punto io non avevo un coreografo nel mio corpo, cioè nella mia squadra. E quindi, siccome volevo partire già il giorno dopo, serviva qualcuno che decidesse come farla sta sigla e come ballarla. E praticamente mi sono messo tutta la notte davanti allo specchio, non avendo mai ballato in vita mia. E attraverso anche il confronto con il mio compagno, con cui sono unito civilmente, Alessio, ho capito quali potessero essere i gesti. Il giorno dopo ero talmente emozionato da dover, comunque di fronte a tutti i miei collaboratori, allo studio, certo, a lei soprattutto, spiegargli che sarei voluto partire con questa sigla già il giorno stesso, che l'ho ballata io di fronte a lei e l'ho insegnata a tutti i 55 componenti del cast. Quindi, più che esilarante è stata una cosa assurda, perché veramente ci ha voluto moltissimo coraggio a vedere sto corpicino, che non è neanche, diciamo, troppo armonico, mettersi, diciamo, in mostra da questo punto di vista, ma ha funzionato. Quindi dovremmo ricominciare l'intervista mettendo anche coreografo adesso. Tra insomma, i tuoi... poi alla fine l'abbiamo preso un coreografo, perché ovviamente serviva, ma quella sigla è figlia di una follia nata, dal punto di vista della coreografia, nata il giorno prima di sera a casa, davanti allo specchio. Bellissimo. Come Steve Jobs diceva, siete folli, ecco, questa è l'applicazione. Questo è il più esilio. Poi c'era il più profondo. Il più profondo, ma sicuramente, guarda, il più profondo è stata la commozione sincera che c'è stata nell'ultima puntata e forse il giorno prima, nel senso che solitamente sono abituato proprio a vivere questo senso di comunità sempre, quindi aver portato a pranzo i 50 tecnici che lavorano con me, tutte le figure professionali, dal microfonista all'assistente in studio, al catalyst, alla coreografia, alla scenografia, all'audio, cioè aver visto che la macchina, il motore, diciamo, produttivo era sintonizzato con me non solo dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano. Mi ha molto commosso. Senti, ma una domanda, ma il catalyst che lavoro è? Il catalyst è interessantissimo, perché beh, loro lo sanno che stanno dall'altra parte, della regia. È un sistema che ti permette di far sì che la grafica
e non solo la grafica, i contributi che vengono mandati in onda siano sincronizzati tra quello che vedi in studio e quello che vedi in video. Cioè, quindi per evitare i lag, quindi i ritardi, no, perché poi uno vede le trasmissioni televisive ma non sa che professionalità ci sono dietro, perché magari vede il conduttore, vede il pubblico, magari vede ogni tanto l'ispettore di studio che viene. L'altra cosa più divertente che viene in mente adesso è che la band che suona Bella Ma non era una band, e io l'ho scoperto qualche mese dopo, cioè è stato meraviglioso. Nel senso, io, sono millantati band? Sì, oppure? Vero, io cercavo una band ma volevo una band che insomma da garage, e quindi sono andato davanti una scuola al Convitto che sta accanto a Viale Mazzini ad intervistare dei ragazzi per chiedergli se il programma si dovesse o si potesse chiamare Bella Ma o Shalama. A un certo punto un ragazzo aveva 17 anni, perché poi ha fatto la maturità, si chiama Lorenzo, e mi ha detto: ciao Lorenzo. Guarda che mia nonna, io ti vedevo spesso con mia nonna, io e te su Rai 1, quindi mi ha, diciamo, riconosciuto, anche non essendo quello, diciamo, il mio pubblico di riferimento, e mi ha raccontato che aveva una band con altri ragazzi, e non era vero. Ce n'erano due accanto a lui, quindi io ho detto, siccome era con la mia produttrice esecutiva e gli autori, ho detto: ah, vi veniamo a sentire, e quindi siamo andati a sentirli in un garage. E mi pare una settimana, 10 giorni dopo, e loro nel frattempo avevano inserito altri due elementi, hanno millantato di essere una band, che geni. E solamente a Natale mi hanno raccontato la verità. Hanno fatto bene, ma quell'innocenza mi ha sedotto, anche perché io non cercavo dei professionisti, cercavo delle persone sincere, anche grezze, che crescessero, diciamo, professionalmente. Bravi. Mentre cresceva il programma, diciamo che non è gravissimo millantarsi, no. Una band. C'è qualcuno che millanta delle aziende, c'è sì. Un film millantano di essere laureati, no, c'è un film su una startup italiana di successo. Peccato che questa startup non esista, sia un completo fake. E quando il produttore è andato lì, perché c'era stato prima un libro, per verificare come, insomma, se si potesse fare il film o meno, loro hanno preso gli attori, hanno montato la sede, eccetera, però non esisteva nulla. Mamma. Però ecco, a proposito di produzione, sappiamo che a breve ripartiranno i casting per la prossima stagione di Bella Ma. Allora, vogliamo fare un po' di promozione? Già conclusi, Sono già conclusi. Cioè, nel senso, il 12 maggio Ta-da! Si sono concluse le iscrizioni sul sito di Rai Casting. Ok, quindi non si può. Sono state già fatte, diciamo, delle scelte in una prima. Quindi non ci si può candidare per quest'anno. No? E adesso, dopo queste prime selezioni, si passerà alla fase conclusiva, che si svolgerà a Roma il 7, l'8 e il 9 di giugno, in cui verranno scelti i componenti del nuovo cast. Ovviamente alcuni del cast dello scorso anno saranno salvati, e altri saranno immessi, diciamo, nella seconda stagione. Che caratteristiche devono avere? Comunque, dal punto di vista anagrafico, tra i 18 e i 25 anni, e per la generazione Z e per i boomer dai 55 in su. Che caratteristiche devono avere? Devono essere persone naturali, con un eloquio, sincere, curiose, timide anche. E mi piace la timidezza, non cerco esibizionisti. E anche persone che non pensano di fare, che non credano, diciamo, di trovare un lavoro facendo Bella Ma. Io non amo la TV che regala illusioni. È un'esperienza umana, è un'avventura dove si capiscono tante cose, ma dove non si vince nulla. Si vince un'esperienza di vita, ecco. Mica poco, insomma. Come direbbe mio padre, te pare poco? Esatto. Direbbe sempre così. Momento spoiler, ci saranno delle novità? Oppure tutto come prima? Allora, non vorrei deludervi, ma io non posso dirlo. No, ma figurati, ma non c'è nulla da nascondere. E non lo so. Io il programma è molto figlio del mio stato d'animo ed è molto figlio degli incontri che faccio. Fino a quando non incontrerò negli occhi le persone che si candidano a far parte del cast per il prossimo anno, non so che cosa ne uscirà fuori. So che la struttura, le idee, diciamo, sono quelle, e anche i rubrichisti sono tutti confermati. Però poi, sai, quello che nasce non lo so, anche perché in questo programma, nei miei programmi non c'è scaletta, non c'è gobbo, cioè è proprio tutto improvvisato. Daniele io l'ho visto. È venuto ospite, non c'è, cioè io parto da un'idea di massima, ma poi mi faccio, come dire, trasportare, sì. Il famoso flow, insomma, il flusso, sì. Quindi ti fai trasportare. Però ecco, noi abbiamo in comune
almeno un paio di cose, che costruiamo ponti, insomma, perché anche scuola cerca appunto di costruire ponti generazionali, e poi abbiamo in comune un'amica, perché ecco, una persona appunto del cast di Bellamà è anche una persona che è stata tante volte nostra ospite, ma con cui abbiamo fatto tantissime cose. Adesso lo scoprirai, perché c'è un videomessaggio per te. Ciao Vigi, sorpresa, gli amici di Scuola Net mi hanno permesso di farti questo saluto e quindi eccomi qui. Innanzitutto spero che tu stia bene, e qui va tutto bene, è un po' che non ci vediamo, neanche troppo, però colgo questa occasione non solo per salutarti, ma per ringraziarti davvero, perché per me Bellamà è stata una grande esperienza, un'esperienza di crescita che mi ha permesso di capire quanto sia importante l'unione, quanto sia importante il confronto, però senza scadere nella maleducazione. Ho imparato in questi mesi a quanto ci sia bisogno di ascoltare, e ascoltare implica avere il tempo di farlo e mettersi anche a disposizione. Quindi io ti ringrazio per avermi insegnato questo e per avermi fatto conoscere tantissimi amici che per me ormai sono davvero pezzi di cuore, e soprattutto per aver creduto in me, perché io ho imparato a credere un po' in me grazie a Bellamà, ma mi sono sentita davvero tanto sostenuta. Grazie davvero di cuore, spero che le nostre strade si rincontrino prima o poi, e ti mando un abbraccio grandissimo, buona estate. La ringrazio io di cuore, è una ragazza molto speciale, Flavia. E, ma sai, ho 46 anni, è ovvio che sento il peso e la responsabilità di essere anche un po' un educatore. E io gli raccontavo tutte delle dinamiche produttive. Io entravo in studio un'ora prima della messa in onda per parlare con loro, sentire le loro opinioni, raccontargli come stavano pensando il programma. E era come entrare in un'aula scolastica o in un'aula da oratorio. Ho sentito molto il bisogno di proteggere tutte le persone che erano lì, di non illuderli, e di farli mantenere la loro innocenza. La televisione purtroppo uccide l'innocenza di chi la fa, e per me era importantissimo che quella naturalezza venisse preservata, e ce l'ho messa tutta affinché questo accadesse. Nessuno di loro è andato mai su parte, a nessuno di loro gli è stato mai detto cosa dire o cosa non dire, e se c'erano delle cose su cui bisognava stare più attenti, l'invito era sempre molto elegante alla sobrietà, al rispetto degli altri, ad un vocabolario che fosse all'altezza di una trasmissione della RAI. Io sono un po' Anticaglia e Petrella, quindi penso sempre che si debba entrare nelle case con molta educazione. Sì, anche con molto tatto, perché è evidente che facendo questo mestiere, quindi avendo anch'io un ego abbastanza smisurato, che ovviamente ho imparato a governare attraverso la vita e attraverso il tempo che passa, so perfettamente che dietro una persona che sceglie di venire a fare un programma televisivo c'è la voglia di notorietà. Ed è anche legittimo, però la televisione che a me piace fare è una TV che non inventa personaggi, ma amplifica ciò che le persone sono, e questa è la TV che a me piace fare, una TV a misura d'uomo, ecco. Giorgio Lapira, diciamo, il sindaco di Firenze, che fu un visionario, lui la chiamava una città a misura d'uomo, mi piace la definizione, gliela rubo, una televisione a misura di persona. Ecco. È
che entra in punta di piedi nelle case. Sì, peraltro Giorgio Lavira, grande personaggio che a scuola non si studia, perché ecco adesso vorrei uno studente che mi dicesse ho studiato la pira, ecco, però ringrazio. Cerchiamo, Dani, che però dici? Ecco, questo può essere un suggerimento per un tema di maturità. Chissà, ultimo blocco, chissà. Vediamo Pierluigi, giochiamo. Quanto hai appreso della generazione Z, del suo vocabolario. Peraltro al vocabolario della generazione Z hai dedicato una puntata di bella mano. Io non so niente, assolutamente. Guarda, uno di questi termini te l'ho raccontato durante la trasmissione. Cringe, cringe. Bravissimo. E sai che cosa significa? Beh, insomma, una cosa un po' tra il patetico e il surreale, diciamo. Bravo. Perfetto, quindi primo punto portato a casa, al meglio di 3 su 5, 6 generazione Z, sotto i 3 sei boomer. Okay. Quindi intanto il primo ce lo siamo portato a casa. Prossima. Che cos'è uno streamer? Uno? Streamer. Francamente non so di cosa stiamo parlando. Non l'hai mai sentito? Uno streamer? Streamer. No. È uno che streama su Twitch, più o meno, tutte queste piattaforme nuove in cui i ragazzi magari parlano di videogiochi e stanno in live per tante ore per commentare qualcosina. Anche i programmi televisivi, sai? Stream, quindi che significa? Streamare, cioè una messa in onda, però online. Cioè il stream, lo stream è il flusso dati in diretta, quindi sono persone che fanno dire... Streamare. Streamare. E ci sono gli stream. Tu sei un conduttore e loro sono gli streamer. Sono persone che fanno queste dirette lunghissime, facendo vedere che giocano, facendo vedere che dialogano. Cioè, ci sono persone che ogni giorno fanno una diretta da 8 ore. Sì, sì, tutta la notte. Cose di questo tipo. Ottimo. Quindi, prossimo. Ok, allora, vediamo un po'. Questo è difficile. Questo è difficile. Snitch. Snitch? Però ci puoi arrivare tramite l'inglese. Snitch. Sì, sono tra i termini più utilizzati. Abbiamo fatto una ricerca. Non da snitch, però non da me, non ricordavo nemmeno allora, il guardate, significato. Guardate, vi dico la verità e va detta anche a chi ci sta seguendo. Io ho ricevuto qualche giorno fa da Grassucci una scaletta di massima di quello di cui avremmo parlato e bontà di Grassucci vuole che mi ha anche mandato, diciamo, questa parte legata a queste domande. Io non mi sono preparato appositamente perché sarebbe stato sleale nei tuoi confronti e nei confronti di chi ci sta seguendo. Guarda, noi lo apprezziamo tantissimo. Quindi io proprio non so niente. Snitch non so che spia. Significa. Spia. Spia, okay. Quindi... Sei uno snitch. Allora, uno spione. Questa è pure difficile. Questa è molto difficile, cioè nel senso può sembrare facile, ma invece è difficile. Scippare. Non intendiamo skippare o shippare? Shippare. Però se vuoi possiamo facilitare. Skippare dai. Ma scusami, shippare. No. Passare da una cosa all'altra, no. Non so. No. E allora, è quando tu vedi due persone che possono stare bene insieme e quindi le shippi. Dici, oh, ammazza, quei due potrebbero essere una bella coppia. Posso dirvi una cosa, molto divertente, ma posso dirvi una cosa? Cioè, non trovate francamente un po' patetico che una persona di 46 anni parli così? E quindi no, ma infatti non le devi usare, le devi sapere. Li devo sapere, ho imparato qualcosa. L'ultimissima, questa vai. È proprio cattiva, però guarda, effettivamente secondo me lui è l'unico che è veramente arrivato qua non preparato, perché tutti gli altri le sapevano. Ma sarebbe stato scorretto. Guarda, incluso il nostro presidente del consiglio. È arrivata prima Giorgio di diventare Meloni. Presidente del Consiglio, però le sapeva quasi tutte. Però lei, come dire, anche una ce l'ha in casa. Ah, lei studia parecchio. Sì. Una crush? Una? Crush. Una crush, una sola. Non no, so. Aspetta, qua ti ci faccio arrivare. Dei nostri tempi, Jennifer Page, te la ricordi quella canzone? Ok, una crush... Francamente non associo nulla alla parola crush, se non cose indicibili. Okay. No, quel personaggio che di cui tu sei innamorato, ecco, una crush impossibile. Una cotta. Una cotta, invece dire una cotta. Una crush impossibile. Esatto. Una crush, quindi si declina al femminile o al maschile? No, una crush al femminile, ma cotta, va bene anche per... Una crush impossibile. Anche per l'uomo, okay. Ecco. Quindi questo... Ci denota innanzitutto l'onestà, questa è la prima cosa. Ma la seconda cosa è c'è bisogno di una seconda stagione di Bella Ma. Perché così per approfondire i vocaboli. No, sì, sì, ma sì. Diciamo che non registro molto queste cose qua perché non me ne importa nulla. Ma però cringe l'avevi registrato. Diciamo che no, la registro. Cringe ma è carino, dai. Cioè, siccome sono a Bella Ma sono liberi di usare il vocabolario ovviamente che appartiene alla loro generazione, è chiaro che qualcosa imparo, però poi non assimilo
perché non uso questo vocabolario nella mia vita ordinaria, diciamo. Guarda, neanche io. Forse Noemi nemmeno shippare neanche no, lo usa. No, io però solo cringe fatto, qualche volta è una crush, ma raramente. Abbiamo fatto, diciamo, un'indagine per Radio 3 per la giornata programmatica in difesa della lingua italiana. Abbiamo chiesto ai ragazzi di dirci quali sono i neologismi che utilizzano più di frequente. E questa, ecco, è la classifica che è stata che è uscita fuori. Che è stata data dai nostri utenti. Senti, beh, allora, noi siamo arrivati quasi in conclusione, affinché questa puntata non si trasformi in un sequestro di persona. Però ti vorrei chiedere un'ultima cosa. Quando ricomincia Bella Ma, diamo un po' di riferimenti a chi, diciamo, è un fan del programma e anche a chi non l'ha mai visto ed è incuriosito. Allora, Bella Ma ricomincia l'11 di settembre, sempre alle 15:27 su Rai 2 fino alle 17:00. E ci sarà una puntata il 9 di settembre, che è un sabato, in cui, come lo scorso anno, ma che fu registrata, era uno speciale, questa andrà in diretta invece, presenterò il cast in anteprima al pubblico di Rai 2, e con una serie anche di dinamiche per far capire chi sarà titolare, diciamo, tra i concorrenti e chi sarà seduto in panchina. E poi continuo a fare quello che più mi piace fare, che è la radio, e quindi quella non l'ho mai smessa. E vado in onda tutti i giorni dalle 20 alle 21 su Rai Radio 2 con un programma che si chiama Ti Sento. E quindi, diciamo che dal punto di vista professionale, sarò impegnato come sempre a fare la radio e la TV. Cioè, quindi voi immaginatevi la giornata di quest'uomo. Ci racconti la giornata di voi? Concludiamo con quello, perché noi ci faccio radio, faccio televisione. Ci racconti la tua giornata? Ah, sveglia alle 7:30. Leggo la rassegna stampa. Da quella da quando avevi 11 anni, quindi non si perde quell'abitudine. Faccio colazione, purtroppo essendo un tabagista fumo 1000 sigarette e sto tentando di smettere, ma insomma non sono molto disciplinato in materia. E passo almeno un'oretta col mio bassotto Ugo e lo porto al parco, poi, diciamo, alle 10 comincia il lavoro, e quindi la riunione di redazione e tutto quello che ne consegue, insomma, il rapporto con l'azienda, la programmazione degli ospiti, e poi verso le 12:45-13 si pranza tutti insieme in mensa. Io non ho corti, cioè, nel senso, non all'interno del centro di produzione. Non fai preferenze? No, ma io lavoro proprio, cioè è un lavoro artigianale, quindi vado a pranzo con loro, con i tecnici, con la produzione, con la redazione, cioè è un lavoro che prosegue anche cazzeggiando, come si dice, all'ora di pranzo, perché si instaurano dei meccanismi, si scoprono aneddoti, diciamo, personali delle persone con cui lavori, quindi è un aspetto anche importante. E poi alle 2:30 vado in camerino, mi truccano, mi vesto da solo, nel senso che mi faccio il fino ai capelli da solo, mi truccano e basta, poi i capelli, insomma, quel poco che è rimasto, e poi sto in studio, diciamo, alle 3:50, e per 40 minuti, insomma, passo il tempo con il cast a annusare l'aria, a capire le vibes. Sì, moltissimo, quella cosa per me è importantissima, e a creare anche la giusta tensione. Poi finisce il programma, mi prendo mezz'ora di pausa, ho la riunione di redazione alle 5:30 sul programma del giorno dopo, un'oretta alle 6:30 dalla DEAR, che è nella zona EUR di Roma, per chi non fosse di Roma, e mi trasferisco nella zona Prati, dove in via Siago dalle 20 alle 21 la Radios. Poi alle 9 ho finito la radio e torno a casa. Cioè, capito, che giornata, perché uno appunto pensa, sì, ma è un'ora di trasmissione, no, ma tutto il lavoro che c'è dietro. Ma è bellissimo, è la cosa più bella quella. Certo. Bene, per Luigino ti ringraziamo davvero per aver condiviso un pezzo di vita pubblica, privata, veramente, grazie davvero per grazie a voi, per questo mi ha fatto molto piacere. Che ci hai dedicato. Anche a noi. No, volevo dire a chi ci segue che sono venuto qualche minuto prima e ho visto il lavoro che c'è dietro invece questa cosa che fate, ed è bellissimo verificare come questa tua intuizione che hai avuto con un tuo amico anni fa sia diventata una realtà imprenditoriale. E la cosa che ho notato è la passione
e mi piace moltissimo verificarla questa cosa. Bravo Daniele, bravissimo. Grazie, grazie. E questi sono complimenti che condivido con tutta la squadra, perché ecco, non si potrebbe fare da soli, no, qui cerchiamo di fare una cosa sola, migliorare la vita degli studenti. No, ma è bellissimo quello che fate, bellissimo. Quindi, grazie davvero, speriamo di continuarlo a fare. Al momento non possiamo fare altro che fare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che stanno terminando la scuola, esatto. Ai maturandi. Siamo sempre con voi e vi ricordiamo che la Scuola TV torna il 31 maggio con una nuova puntata. E vi ricordiamo che Noemi sta facendo tutorial per la maturità. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci sui social per vedere i tutorial di Noemi sulla maturità. Grazie e buon pomeriggio. Ciao ragazzi!